con un altro video. Oggi preparerò la crostata morbida alla Nutella, un dolce veramente goloso. La base di questa crostata è una ricetta molto versatile, appunto perché si presta alla realizzazione di tantissime altre ricette. Potete mettere in superficie, come ho fatto io in questo caso, la Nutella e mettere al di sopra degli Smarties, dei cioccolatini, potete mettere della granella di mandorle, della granella di qualsiasi altro tipo di frutta secca, oppure potete mettere della crema pistacchio e della granella di pistacchio, o ancora meglio, potete mettere sulla superficie della crema pasticcera e tantissima frutta mista, ottenendo così una buonissima e vi assicuro buonissima torta alla frutta. Quindi che dire ragazzi, io come al solito vi invito a condividere questo video se la ricetta vi piacerà, di mettere un mi piace ovviamente se il video vi è piaciuto, e se provate a fare questa o altre ricette vi invito come al solito a condividerla sulla mia pagina Facebook o a taggarmi sulle vostre foto utilizzando l'hashtag buonappetitoconflo. Quindi che dire ragazzi, se volete vedere come preparo questa ricetta seguite il video, ciao! Allora ragazzi, per preparare la nostra crostata morbida alla Nutella avremo bisogno di 2 uova, 80 g di zucchero, 100 g di farina, 100 ml di latte, 50 g di burro che andremo a sciogliere, 2 cucchiaini di lievito per dolci e per finire ci serviranno qualche cucchiaio di Nutella e quanto basta di Smarties per decorare la torta. Quindi detto questo, cominciamo! Allora, in una ciotola andiamo a mettere le uova e lo zucchero e le andiamo a sbattere. Nel frattempo fate sciogliere il burro o sul fuoco, altrimenti potete utilizzare il microonde. Aggiungiamo il latte il burro fuso e poco per volta iniziamo ad unire la farina. Fino all'esaurimento di tutta quanta la quantità. Terminiamo con 2 cucchiaini di lievito. Se avete dell'estratto di vaniglia vi consiglio di utilizzarlo per fare questa ricetta. Io purtroppo l'ho finito quindi non lo userò, però voi se ce l'avete mettetelo. Mescoliamo il tutto e il composto è pronto. Per realizzare la crostata morbida vi servirà uno stampo furbo come questo. Non potete utilizzare uno stampo classico da crostata perché, come vedete, a differenza dell'altro stampo, questo di qua ha delle scalanature all'interno. Una volta che la vostra crostata sarà pronta, basterà capovolgerla e vi accorgerete che in superficie avrà una specie di letto pronto ad accogliere le varie creme che voi deciderete di utilizzare per questa ricetta. Quindi, una volta che lo stampo è imburrato e infarinato, andiamo a versarci dentro tutto il composto. Adesso andiamola ad infornare a forno ben caldo a 180 gradi per 20 minuti circa. Però mi raccomando, voi controllate sempre i tempi cottura del vostro forno. Quindi adesso andiamola ad infornare. Come vedete ragazzi, la torta è stata sfornata, l'ho fatta raffreddare e adesso è pronta. Quindi adesso ci vado a versare sopra tutta quanta la Nutella. Io vi consiglio di farla sciogliere o a bagnomaria o al microonde, perché in questo periodo si sa, la Nutella comunque non è molto, è bella densa, non è liquida. In estate magari evitate di fare questo passaggio. Vi serviranno circa 3-4 cucchiai di Nutella. Livellatela. Una volta che avete spianato la Nutella, fate qualche decoro così approssimativo come ho fatto io con lo stuzzicadenti. Basta passare lo stuzzicadenti e quindi risulterà un risultato un po' carino. E poi andate a decorare con gli Smarties.
Ed ecco qui ragazzi, ecco la nostra crostata morbida alla Nutella Smarties pronta per essere gustata. Il video di oggi finisce qui. Come al solito io vi rimando alla prossima video ricetta e buon appetito a tutti!